Signor Loco, oggi ho deciso, questo video deciderà la nostra amicizia. Sei pronto? Okay. In che senso? Siamo allora, amici. Se tu oggi mi regali un colore, subito è la prima striscia, qua, okay. Con all'interno due Pokémon leggendari, continueremo a essere amici per la pelle. Rosso, se no ti banno. Rosso, ok, rosso, campioncini, ha detto rosso, Loco, Voi lasciate un mi piace nei commenti, scrivete il nome del vostro miglior amico, mi raccomando. Loco, non è vero, non era. Quasi quello cosa? Non è, no, Loco, io ti assicuro che innanzitutto mi prendo le Master Ball, perché quello non è un Rayquaza, ma guarda. Bene, allora Loco, sappi che Allora, io ti ho detto, qua visto il primo c'è. Ok, il primo leggendario c'è, Loco. Adesso capiamo se io e te possiamo continuare a essere amici. Il primo Visto, possiamo essere amici, siamo amici. Ragazzi, io ci ho sperato in realtà che non uscissero dei Pokémon leggendari, però purtroppo ne sono usciti tre. Cioè, sono contento, per carità. Però, ragazzi, sapete, in realtà speravo che... Vabbè, fa niente. Comunque, Loco, te come sta andando la ricerca dei... Un leggendario. Beh, meglio. Zero. Oh, Nicky Lego, Loco, io ho trovato più leggendari qua. Che in tutte le sfide precedenti qua, bene, buco. Però Nicky Lego non posso catturarlo. Questo vuol dire che Loco e te non siamo più amici. Era una piccola clausola che faceva sì che se non potevo catturare dei Pokémon, in realtà la nostra amicizia saltava. Sì, purtroppo è così. Non lo so. Allora, io sono contento in realtà, signor Loco. Tu quanti ne hai trovati leggendari? Zero. Ma per davvero? Metta giù il PC perché voglio vedere veramente se non li ha trovati. Secondo me non ne ha trovato neanche uno. No, in realtà, Loco, io ne ho trovati veramente tre, molto forti tra di loro. Voglio nel rosso però, dopo. Ok, vai tu nel rosso e nel giallo. Siamo amici per ora. Siamo amici per ora, Loco. Capiamo. Non è che allora, devi trovarne due ogni volta, cioè. No, infatti tre. Neanche due, tre ogni volta dobbiamo trovarne. Non funziona, sono tutti quanti uno a fianco all'altro. I Lucky Block, quindi dannazione. Keldeo, è un po'. Keldeo è più forte. Vedi che sono schifoso. Guarda, già iniziato, ragazzi. Tanto li portiamo poi. No. Sì, Keldeo, io lo porto a 70, mi spiace. Ah, Zygarde al 40. Va bene, lo porterò a 70. Allora, che visto che questa qua è la tua scelta. Team Rocket ovunque, ragazzi. Team Rocket ovunque. Qua cosa sto controllando da sotto? Vediamo, bam. Nessuno, Loco. In realtà, io a sto giro ho trovato solo Loco, ho fatto un labirinto, devi superarlo. Se lo superi, sei forte. Ok, allora, dopo questa cosa, Loco, tu sarai costretto sempre ad andare nel blu, ok? No, adesso vado nel blu, dopo no. Va bene, allora io torno nel rosso, poi dopo vado nel blu. Sì. Ah! Ci ho provato. Mamma mia. Dovevo andare io nel blu, ragazzi. Dovevo. È un po' il karma, in effetti. In effetti, è un po' il karma. Però. Zygarde 17, va bene. Però, 70. Però con calma. Cos'è che hai trovato Zygarde? Zygarde. Eh no, Loco, l'ho trovato prima io. Non è questo il video, è un altro video questo. L'ho diventato. No. Non ho trovato niente, Loco! Niente! Non ho trovato niente. Ti tappo direttamente qua sopra. Ciao! Vado io nel blu. Vabbè, vado nel rosso. Vado io. Ragazzi, sappiate che però il blu è un problema, perché sono meno Lucky Block, Qua io voglio controllare prima di tutto il signor Grognocock. Vediamo. Ah, ragazzi, una cosa importantissima, Loco, ieri ho fatto il compleanno, quindi auguri! Non fate gli auguri, nei commenti, mi raccomando, non fate. Io non gli ho fatti gli auguri a Loco, perché non. Che il meme hai fatto anche il nostro Instagram. Ma ragazzi, Sei un amicone, sei. Allora, adesso non esageriamo, siamo dei conoscenti. Allora, andiamo con il... Decidete voi nei commenti se Loco siamo amici. Feromosa! Loco, secondo te siamo amici? Ah, sì, dai. Capiamo. Prima mi ha offerto il tuo canale, praticamente. No, non è mai successa questa cosa. Detto che se tu dovessi morire da un ragno velenoso, mi dai il canale. Ragazzi, questa non so se vale come testimonianza, cioè come testamento, vale molto, scusa. Vale. Allora, dopo queste cose, andiamo. Io blallo. Io nel blallo, vai tu nel blollo. Vabbè. Mi hai spinto giù, sono caduto. Ma non c'è il body block qua, Loco? Cosa stai dicendo? Ma così che c'è body block. Latios! Body blockami tutto, Latios. Vieni qua. Allora, io voglio smettere di trovare Team Rocket per il resto della mia esistenza. Ma tu hai trovato Feromosa, Loco? Non lo catturi? Ma non me ne frega, fanno schifo. Ma come ti devi permettere di dire queste robe? Non me ne frega, Loco, io sto trovando dei Pokémon particolari. Cioè, ho una squadra Pokémon veramente. Metti giù un PC, per favore, perché... Cosa hai trovato? Niente. Ah, ok, mi hai un pochino preoccupato. Allora, io ho trovato tre ultra creature. No, due ultra creature. Latios, Zygarde, Marshadow, Regigigas e Zapdos. Non credo di aver mai avuto una squadra così strana. Io vado nel blallo adesso, ragazzi. Vado. Io nel. Vai nel giù. Allora. Altro Keldeo. Wow!
Ho perso. Congratulazioni per vittoria, Marco. Wow! Istantanea la cattura. For the win. Adesso serve Xerneas. Andorus lo prendo molto volentieri. Però io voglio Xerneas, ragazzi. Marci lo chiama Xerneas, vi avviso, Però controlliamo, no? Questo non è sicuramente un Pokémon. Io sono circondato da Pokémon, loco. Qualcuno mi aiuti. Sono troppi. Aiuto. Devo fare una cosa, ragazzi. Devo cittare. Devo andare sotto e buggare tutto quanto il sistema, aprire dal sotto. Loco, dove sei? Non so, per me non ho trovato niente. Ok, meno male, meno male. L'importante per me, campioncini, è il fatto che Loco non debba trovare nulla di forte. Cioè, io posso andare tranquillamente così avanti. Io faccio una squadra solo di Keldeo, ti distruggo. Vabbè, io dopo questa cosa vado nel blu. Però perché voglio dare una mano a Loco, ragazzi. Voglio far sì che lui trovi. A te culo! Due Pokémon leggendari. Uno a fianco all'altro. Oddio, è vero. Uno a fianco all'altro. Mi pare esagerata questa cosa, Loco. Con questa fortuna potresti vincere Super Enalotto, Loco, qua, Però... Guarda. Upa. Vedi? È iniziata, ragazzi. La Loco fortuna è iniziata, Articuno anch'io. Alla fine. Oh, attenzione. Via. Poi controlliamo. Niente. Nulla. Loco. Troppa gente. Vabbè, allora facciamo così. Stai giù con la gente. Dai, io vado avanti. Proseguiamo. Andiamo. Io andrò nel color blosso. Nel blosso andrò. Vado. Io nel rallo. Vai nel rallo. Allora, qua... Io, Loco, ti dirò, comunque, sono già felice della mia squadra. Se trovassi un altro Latios, perché ovviamente uno non mi bastava. Scarsone. È forte, Latios. Che cacchio dici, Loco? È fortissimo. Vedrai. Quando mi farà vincere questa incredibile sfida. Apro anche il blu, dai. Ennesimo Articuno della sfida, Loco. È il terzo che troviamo in tutto, Oh! Lunala! Ma scusa un attimo, ma stai facendo, campione? Ho aperto anche qui il centrale. Non puoi! È illegale questa cosa. Itran! Sì, che se lo portiamo a 70 un mostro! Sì! Sì, Itran mi piace assai, mi piace. Zapdos, carino. Ora, Loco, abbiamo l'ultimo giro. Guarda. Dove andiamo? Io rosso? Vado nel blu perché ho trovato più leggendari di te. Guarda, sono gentile. In più... Itran al botto 70 fortissimo. Allora, Itran non va portato a 70. È la prima regola della sfida. Non si può. L'ha detto un secondo fa. No, io non ho detto niente di tutto ciò. Tutto registrato. No. Guarda, Loco, non sto registrando, ti assicuro. Non è... Stiamo giocando solo per divertirci. Però io, Loco, in realtà ho terminato i miei Lucky Block e purtroppo dovrò fare una scelta che non ho trovato i Pokémon leggendari che volevo. Quindi dovrò fare una scelta molto difficile. Andrò a costruire la mia squadra con i campioncini da casa. Io non ti voglio più sentire. Siamo intesi? A dopo, ciao. Ciao. Allora, campioncini, oggi dobbiamo costruire una squadra molto molto forte. Il mio Iveltal ha Oblivion Wing. Quindi già da qua partiamo subito. E sono felicissimo. Loco non mi starà sentendo. Dopo avrà una bellissima sorpresa. Poi abbiamo Zapdos, che non è per niente male. Io lo voglio inserire all'interno della mia squadra. Secondo me un Pokémon come Articuno potrebbe starci. Però se non mi sbaglio, Loco non ha trovato nessun Pokémon di tipo drago forte, se non Zygarde. Quindi potremmo utilizzarlo. Poi abbiamo un Latios che fa abbastanza schifo. Anche l'altro in realtà non è forte per nulla. Controlliamo Regigas, che ha delle mosse brutte, ragazzi. Ma attenzione, ma qua mi stanno uscendo dei Pokémon obbrobriosi. Ma che brutti! Vabbè, facciamo che Blaze Fan lo possiamo inserire. Thundurus possiamo controllarlo. Ma ragazzi, mi stanno uscendo veramente dei blocchi dei Pokémon proprio brutti. Vabbè, andrò a inserire Zygarde e ho costruito una squadra Pokémon. Devo andare a modificare però Zygarde, perché devo inserire a livello 70. E direi che adesso andiamo subito ad avvisare il campioncino Loco. Signor Loco, siamo pronti? Sì. Iniziamo quindi con Reshiram. Ok. Vediamo come andrà. Urca, tu mi fai... Oh, mi hai tolto metà della vita! Così. Tu adesso non usi Oblivion Wing, va bene? È l'unica mossa che ho, Loco, mi dispiace. È proprio l'ultima... Pagliaccio. Adesso però mi elimini. Il Beltal è morto. Signor Reshiram. È successo, ragazzi. Vi assicuro che è successo. Ma tutto con poco, calma, ragazzi. Pokemon. Ci vuole calma. Vabbè, ma me ne sono pure. Me ne sono paralizzato. No, ti ho fatto pochissimo danno. Tu non mi hai colpito. Godo. Vediamo se con questa. Ottimo. Non attacca. Ok. E no, perché te l'ho paralizzato. Tu mi hai pure preso in giro sul fatto che te l'ho paralizzato. Ora siamo. Oh, Silva lì, Loco. Ma che scelta è? Scusa. Da dove ti è uscito Silva lì? Pensavo fosse forte. Vabbè, in realtà mio Zapdos sappi che può solo paralizzare i Pokémon avversari. Poi non fa niente di danno. Non fa danno un paio di scatole. Beh, tu l'importante è che non ti muovi. Tu sei paralizzato di fermo e non puoi farmi nulla.
nulla. Dimmi. Peggio che potessi fare quel vabbè, allora io Silvoli non credo di avertelo mai visto utilizzare in battaglia. Keldeo. Paralizziamo anche Keldeo, per favore, ragazzi. Non è molto efficace, non è molto efficace. No, no, no. Buongiorno, signor Gigigas. Salve. Io posso paralizzare anche lei per caso, chiedo, un'informazione. No, vabbè, di no, sinceramente. Io l'ho fatto. Per non sapere leggere e scrivere, comunque te l'ho paralizzato. Almeno sono tranquillo. Oh, vabbè. Ce l'ho fatta. Non sei simpatico, mi stavo divertendo, Locke, onestamente. Però, vabbè, metterò in campo il mio Blaze Fallon. Un Pokémon bellissimo, guardalo, sembra una strobosfera, quella delle discoteche. E quanta vita sei rimasto? Tanta. Quanta? Perché tantissimo. A me sembra uno, a me da qua, da casa. Però vedi tu un attimino. Mi stai distruggendo. Non credo che io ti stia distruggendo, Locke. Cioè, ma sto... Guarda, in realtà ti come sto... Ma perché non effetto? Perché nessuno ha mostra effetto sui tuoi Pokémon, dai! Perché io ci tengo al fatto che i miei Pokémon siano tranquilli, che tu non mi faccia effetto. Pokemon, mi raccomando. No, calmi. Pokémon Scrauso, dopo un secondo me l'ha eliminato. Va bene. Pokemon ok. Zygarde, buongiorno. Lei è un Pokémon veramente forte, però io dovrei essere un pelo più forte con questo Articuno. Infatti, campioncini, è andata come aspettavamo. Buongiorno, signor Keldeo. Parlando stavolta? Ok, mi ha fatto tantissimo danno. No, vabbè. Allora. Ho letteralmente uno di vita. Allora, adesso finiamo con questa storia che finisci con uno di vita. Perché io anche tu, sono tu, rimasto con anche quattro. Zero ora. Bello, zero ora, forte, forte. Chi attacca il primo? De Mark? No. Quanti Pokémon hai? Due. Marshadow, bruttissimo Marshadow. No, no, ti assicuro che Marshadow è un bel Pokémon, Come ti permetti per di dire che Marshadow è brutto? Contro di me è brutto. Perché è il tuo ultimo Pokémon per caso? Sì. Non è effetto. Era. Ma ti ho fatto 70 mosse che non ho effetto. Era il tuo ultimo Pokémon campione. Noi direi che io posso anche svolazzare. Lo sai, guarda come svolazzo, Noi campioncini però ci fermiamo qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, scegliete quello qua davanti e commentate con l'hashtag sono un campione. Ciao.